Quest'anno è toccato a Mike Taurasi, CEO della Taurasi Engineering, e Giuseppe De Maio, General Manager di MD Solofra SPA, raccontare le loro storie di giovani imprenditori che hanno deciso di investire in Irpinia nel corso della quinta edizione di Cicredo. L'evento, promosso dal Rotaract Avellino Est e dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Avellino, si è tenuto ieri pomeriggio presso la sede dell'ITS Antonio Bruno di Grotta Minarda. Ad illustrare gli obiettivi del Cicredo il presidente del club, Arcangelo Zullo. Il Cicredo è un evento storico del nostro club, un evento ideato da Antonio Bruno, già presidente del Rotaract Avellino Est, oggi prefetto di questa associazione. È un'iniziativa importante che si pone come obiettivo quello di far vedere che ci sono delle realtà che hanno avuto poi opportunità di affermarsi all'interno del nostro territorio, di un'area interna come quella irpina. E quindi è un'opportunità far capire che investendo è possibile creare delle realtà poi di spessore all'interno del nostro territorio. Però quello che è importante sottolineare è che questo evento, come tutti gli eventi del Rotaract, ha un obiettivo in realtà anche primario rispetto al convegno in sé, vale a dire, come nel caso di specie, la possibilità, mediante il progetto distrettuale Candia, di installare in un villaggio del Burkina Faso un impianto di illuminazione, un impianto energetico che possa garantire a quei villaggi delle possibilità ulteriori rispetto a quelle, alle condizioni nelle quali riversano. L'organizzazione di Cicredo, ormai la quinta edizione, stavo appunto poc'anzi dicendo che è la mia quinta presenza, quindi posso testimoniare tutta la vita del Cicredo, è brillantissima, lungimirante. Adesso Antonio sto seguendo benissimo le attività. È l'ennesima dimostrazione, l'ennesimo momento in cui confermiamo che le imprese del territorio giocano un ruolo importantissimo, anche in un territorio piccolo, non prettamente vocato all'impresa come quello dell'Irpinia, si può cucire una grande relazione, un grande tessuto e di relazioni e di imprenditori. È una giornata molto importante perché andiamo a raccontare un po' ai ragazzi dell'ITS e a tutta la platea quelle che sono le realtà sul territorio, le aziende che nel tempo, in questi anni, ci hanno creduto, quindi ci credo Casa Pennello, sull'investire su risorse, investire su persone, investire su formazione. Siamo all'interno dell'ITS, lei è un imprenditore. L'importanza di questi istituti secondo lei sul territorio, soprattutto nelle aree interne del Mezzogiorno? Guarda, io ci credo moltissimo perché, ripeto questo termine, perché calza a pennello, sono uno dei soci fondatori dell'ITS. Dal primo momento abbiamo sposato appieno questa idea, perché la formazione professionalizzante dei ragazzi, una volta usciti dalle scuole superiori, permette a loro un accesso più immediato e più di alta caratura all'interno di un tessuto imprenditoriale che è in forte crescita ed è molto competitivo. Quindi sì, sono molto importanti. Il tema della formazione oggi è un tema sicuramente rilevante e grazie all'ITS è possibile appunto affezionare i ragazzi, avvicinarli al mondo del lavoro e farli rimanere sul territorio, che appunto è un po' il tema che oggi affrontiamo quotidianamente sia in Confindustria Giovane sia in altri tavoli.